Benvenuti a questo secondo incontro al Juventus Museo. Il primo è stato con Salvatore Accardo, ormai poco più di un mese fa, grande violinista. Neri Marco Re suona bene la chitarra, non suona il violino, ma suona bene la chitarra, questo è noto, ed è soprattutto molto eclettico. L'ho intervistato alla parete del cuore, appunto, sì. Da bordo campo, avevo due Bruno Pizzul in uno, perché avevamo... tutta molto bello, sì, è vero. Avevamo Bruno Pizzul in realtà in telecronaca, però avevo lui vicino a me. Si faceva l'eco. C'era un'invitazione di un giocatore della Juventus, la gloria della Juventus, e tu hai detto, io e abbiamo gli stessi tempi lentissimi, che è... Ma dipende, insomma, perché Dino Zoff. Diciamo che abbiamo due tipi di atteggiamenti. Uno, diciamo, riguarda così l'approccio alla vita, alla filosofia, e l'altro è la grinta. E soprattutto la grinta rispetto alle cose, insomma, io non nascondo, scusate se grido in modo sguaiato. Viene anche così in mente uno scherzo che ho fatto l'altra sera con Cucuredo e Furino, ci siamo divertiti a suonare i campanelli delle abitazioni e poi via a scappare per i vicoli, insomma, quindi ogni tanto. Sicuramente non abbiamo beccato. Sui portieri forse una predilezione particolare, un ruolo che non ho mai ricoperto, però dopo Zoff... C'è un altro portiere che ultimamente, insomma, mi diverto a fare soprattutto in radio, sì, faccio un blackout, ma sì, diciamo che poi sono uguale, non lo so, lo giudicheranno i tifosi, i giornalisti, sarà il campo a decidere, io cerco di fare il mio lavoro. Senti, ma hai fatto anche del Piero ad un certo punto? Beh sì, per un certo periodo ho fatto del Piero anche. Guarda che qua scatta lo spot, attenzione! Attenzione, sì! Attenzione! Allora, c'è Cristina, ci sono io, manca l'uccellino. Lasciamolo lì dove è, grazie! Non provateci, Sì, l'ho fatto del Piero, ma insomma i giocatori juventini sì, mi ispirano spesso. Tempo fa, anzi, devo anche la mia fortuna, insomma, l'inizio della mia avventura così nel mondo dello spettacolo è proprio legata alle imitazioni di Zoff e l'altro è stato Vialli. Ho fatto il liceo linguistico, scuola interpreti, però coltivavo anche le imitazioni per ridere con gli amici. Tant'è che un mese prima di partecipare a Stasera mi butto, stavo in gelateria nel mio paese, Porto Sant'Elpidio, e c'erano stati i mondiali Italia 90, appunto. E stavo lì e ho cominciato a dire: ciao, sono Gianluca Vialli, io voglio bene ai miei compagni, i miei compagni mi vogliono bene, e voglio bene al mister, anche il mister mi vuole bene, e tutta una roba così. A me della Juve è sempre piaciuto molto la classe, lo stile, l'eleganza, insomma, un po'. Poi non lo so, c'è una certa affinità con l'Inghilterra, lo stile inglese, non lo so, qualcosa del genere forse già c'era.